Allora, anzitutto mi presento, mi chiamo Daniele Della Bona, poi mi metto anche la mia mail. Sono membro dell'associazione MMMT, con cui avete già fatto un percorso, siamo alla quinta lezione, quindi vi ringrazio innanzitutto di essere rimasti fino alla quinta. Io e i miei colleghi ho detto, oh, tenetemeli in piedi perché arrivo io, saranno sfiniti, non si fa più niente, quindi... Vi ringrazio e sono qua con estremo piacere perché è la prima volta che faccio una roba con gli studenti che ne fa un po' come con me, perché anche io sono studente ancora in realtà, devo scrivere la tesi di laurea e sono qua oggi. Per me è anche un pizzico un po' imbarazzante, però mi fa estremo piacere perché mi viene anche comodo mettere nei vostri panni e capire se io fossi al loro posto. Cosa vorrei che uno dall'altra parte mi spiegasse? Che un po' la domanda che mi sono sempre fatto, sì sì, ok, ma sta roba che cazzo mi serve a me poi nella vita? E quindi, prima di iniziare oggi la lezione, a me piacerebbe che voi mi diceste, siamo venuti qua ovviamente per parlare di politiche monetarie, magari per voi per trovare uno spunto, non so, anche per la vostra tesi, che è una cosa che noi abbiamo cominciato a fare con gli studenti, quindi se uno studente ha uno spunto, o vuole uno spunto alla nostra associazione, noi siamo disponibilissimi a mettersi lì a dire noi avremo questi argomenti se vuoi, e a seguirvi anche per fare una tesi di questo tipo qua, quindi se volete non c'è problemi, vi contattiamo. E quel che premeva a me chiedervi è, prima di tutto, chi di voi è alla triennale? 1, 2, 3. Chi è alla magistrale? Oh, beh. Chi deve scrivere una tesi? A breve, abbiamo anche, esatto, adesso arrivavo, siccome qualcuno è al di fuori di questa categoria, ci fa piacere, infatti guardi, e proprio adesso, vedendo una persona che non è uno studente, mi viene in mente una bellissima frase di un letterato americano degli anni 80 che si chiama Larry Koffer, tra l'altro l'ho postata anche sulla mia pagina di Facebook e la tengo sempre lì, in bacheca, perché secondo me è una frase bellissima che dice, più o meno, coloro che non sono stanchi di imparare, che non sono mai stanchi di imparare, erediteranno la terra, mentre coloro che si ritengono già istruiti saranno perfettamente formati per un mondo che non esiste più. Quindi il vero potere non sta solo nella conoscenza, ma sta nella vostra capacità, nella vostra umiltà di dire io sono qui ogni giorno per imparare. E per me quindi oggi è una giornata bellissima perché la mia intenzione è di darvi anche solo un pezzettino così in più che vi possa arricchire, vi possa far uscire di qui oggi con uno strumento in più per comprendere il mondo in modo migliore, in modo magari anche per voi più arricchente, non necessariamente migliore. Anche perché, non so se vi è capitato di vedere Matrix, il film, quanti voi l'hanno visto? Quasi. Lei signora no? Deve vedermelo sto film. E se vi ricordate, c'è una scena nel film Pillola Rossa, Pillola Blu. Sì. Ok? E la pillola rossa, che da un punto di vista simbolico è la conoscenza, quando lui poi la prende, il giorno dopo dice: minchia, ma che cazzo me l'ha fatto fare di questa pillola rossa? Perché? Perché allo stesso tempo, strumenti di conoscenza, come sono quelli che oggi cerco di dare a voi, sono strumenti che ci liberano, ma allo stesso tempo che ci fanno vedere anche le cose per quello che sono, molto spesso, quindi, come diceva mia nonna, beata ignoranza. Però il fatto che voi siete qui oggi credo che sia la testimonianza che avete questa spinta, questa volontà a cercare degli strumenti che siano diversi da quelli che magari finora avete a disposizione e vi hanno sempre dato. E per me la cosa bella è che sicuramente io mi arricchirò tanto quanto vi arricchirete voi, perché mi darete la possibilità di vedere le cose dal vostro punto di vista, perché la conoscenza che io ho è anche quello che mi rende prigioniero, quindi io voglio imparare da voi almeno tanto quanto spero voi imparerete da me oggi. Per cui la domanda che vi faccio, siete qui oggi e cosa vorreste conoscere? O quantomeno siete qui oggi e che idea vi siete fatti di quello di cui andremo a parlare? Cioè di cosa sta facendo Mario Draghi, di cosa vuol dire politica monetaria, che cos'è il quantitative easing, che idea vi siete fatti voi di queste cose? Sono comunque nome Ivano. Ivano, sono osservazioni molto interessanti,
Però è quasi paradossale il fatto che se ne parli così poco, perché dal modo in cui sono stati spiegati vari argomenti anche nelle lezioni precedenti Sì. e anche comunque da qualcosa letta online da me, sono ragionamenti che filano molto liscio, mettiamola così. E quindi è strano il fatto che non se ne parli poco, questo è il succo. Ne vorresti sapere di più? Eh sì, Ok. perché cioè, nel senso mi chiedo in un certo senso, ma c'è una falla? Qual è la falla? Perché da quello che io ho letto, da quello che comunque sento, è molto lineare come ragionamento e sembra quasi scontato. È Cioè, nel senso che uno paradossale. lo sente e dice, è vero. È vero. Ok, così funziona. Bene. Qualcun altro? Un feedback, poi Ma andiamo, eh. io avrei da dire qualcosa. Allora, Chiedo permetto di il non. nome anche a lei, perché almeno Tina indago. Tina, ok, Ivano, Tina. Per Allora, permetto di non me è più faticoso, essere devo imparare tutti quanti. iscritta a alcuna facoltà di economia, non ho mai fatto economia, Sì. diciamo, come studi, ho fatto tutt'altro nella vita. Però ultimamente, in rapporto a questa crisi economica, no, che stiamo avendo, mi sono un pochettino interessata via internet, no? E mi ha molto incuriosito questa teoria, ho ascoltato molti YouTube di Paolo Barnard, per esempio, di Mosler, ho letto anche vari testi in Sì. merito e sono stata contenta di questa iniziativa che è stata presa a Napoli, non sono potuta venire le volte scorse per ragioni di salute, ho preso la febbre, vabbè, di tutto di più, ma Ecco perché chiedeva la registrazione prima. vorrei capire perché. Questa teoria la trovo da un lato interessantissima, dall'altro lato, come diceva forse lui più di me, Ivano, evidentemente sì. ha competenze per dirlo, la trovo quasi inverosimile, data la semplicità per l'appunto, almeno da quello che ho capito io, poi sono qua anche per capire e per approfondire chiaramente. C'è una bellissima frase sempre di un poeta che diceva, sapete qual è stato il più grosso ostacolo alla scoperta dei continenti? Pensare che la terra fosse piatta. No. Diceva, non era l'ignoranza, era la presunzione di conoscenza. La presunzione di conoscenza, quello che ci limita, non è l'ignoranza. E mi viene in mente anche un'altra frase, dice che una cosa è difficile fino al momento in cui tu non la capisci. Nel momento in cui tu hai capito una cosa, ti appare semplicissima. Il problema qual è? Che devi arrivare a una condizione nella quale i tuoi occhi sono in grado di vederla. Io sono appassionatissimo di un personaggio letterario, si chiama Sherlock Holmes, lo conoscete tutti. E una fase della mia vita mi sono divorato tutti i romanzi. E in uno dei primi romanzi, o il secondo, c'è una frase a un certo punto illuminante che dice: il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno mai osserva. E mi viene in mente questo perché, portandolo a oggi, quante volte vi è capitato in questi giorni, in questi mesi, di sentire che la Banca Centrale Europea, che è l'argomento di cui andiamo a parlare oggi, immetterà 1.000 miliardi all'interno del sistema bancario? Domanda, sti soldi dove li prendono? Ce lo siamo chiesti, ve lo siete chiesti. Spero, anzi, sono sicuro che alla fine di questa lezione avrete la risposta. Poi dopo, infatti, sono curioso di venire da voi per sentire qual è la vostra risposta. E quindi torno anche agganciandomi a quello che diceva Tina. L'MMT è sì una teoria, ma in verità è uno strumento. È uno strumento. E torniamo nel film di Matrix di liberazione per voi, perché è uno strumento che vi consente di fare che cosa? Vi consente di capire in modo migliore il mondo che oggi avete davanti. Vi consente di avere gli strumenti grazie ai quali sarete voi a farvi un'idea. Non noi che vi diciamo che cose stanno così. E vedrete che anche la lezione di oggi è una lezione puramente molto descrittiva, cioè del funzionamento meccanico di come funziona una banca centrale, quando fa una determinata operazione, che cosa succede, cosa non succede. E al termine di questa lezione, in cui
io cercherò di darvi tanti strumenti e magari non tutti vi saranno chiari, però abbiamo anche domani, sarà mia premura, ve lo anticipo, fermarmi qui, anche, l'ho detto anche a Silvano, anche fino a mezzanotte non ho nessun tipo di problema perché ho un estremo piacere a farlo. Magari tutto non vi sarà chiaro, ma avrete sicuramente gli elementi grazie ai quali, ascoltando, vedendo le notizie, leggendo sui giornali una determinata notizia, riuscirete sicuramente ad avere uno strumento di valutazione migliore di quello che avevate ieri, ok? Questo per dirvi che l'MMT da questo punto di vista è un mezzo per voi per avere gli strumenti di comprensione del mondo. È sì una teoria, dico io, ma è essenzialmente uno strumento di conoscenza, niente più, niente di meno, e credo che questa oggi sia l'esigenza sociale numero uno per tutti voi, avere degli strumenti di conoscenza che vi aiutino a comprendere un po' meglio, non necessariamente in maniera ottimale, non necessariamente vi diranno se una cosa è vera o una cosa è sbagliata, perché molto spesso non c'è il vero e il falso, non c'è il giusto e lo sbagliato, bisogna capire cosa vogliamo che diventi giusto, cosa vogliamo che diventi sbagliato. Prima però dobbiamo sapere, conoscere come stanno le cose e decidere dove andare. C'è un bellissimo dialogo, io ho due nipotini piccoli, quindi sono nella fase in cui mi sto dilettando a leggergli storielle. L'altro giorno leggevamo Alice nel Paese delle Meraviglie insieme, bellissimo tra l'altro, col cavolo che è letteratura per bambini. A un certo punto c'è un dialogo tra Alice e il gatto, il gattone gigante che è sul suo ramo, e Alice chiede, dove devo andare? Perché è di fronte a un bivio, no? E il gatto gli domanda, beh Alice, dipende, lei chiede che strada devo prendere? E lui, dipende dove vuoi andare. E dice, io non so dove voglio andare. Beh, allora puoi prendere qualsiasi strada, non ha importanza. Qual è il punto? Che se sappiamo dove vogliamo andare, dobbiamo prima capire dove siamo oggi. Quindi se vogliamo uscire dalla situazione attuale, tragica, buia, in cui viviamo oggi, dobbiamo prima capire perché siamo in questa situazione e da lì ci possiamo muovere verso qualcos'altro. Quindi la mia speranza oggi è di darvi questo, che poi nella vostra vita da studenti, per la maggior parte, si può declinare, come vi dicevo, nel fatto che magari traete da qui uno spunto per fare una tesi, traete la voglia di entrare, come abbiamo fatto noi, come ho fatto io all'interno di un'associazione che mi ha permesso di arricchirmi molto a livello personale, perché mi ha dato tantissimi strumenti di conoscenza, mi ha permesso di incontrare professori accademici provenienti dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Australia, in maniera del tutto gratuita, è un'opportunità che non avrei mai avuto. Mi ha permesso di acquisire strumenti che io fino a 3 anni fa non avevo. Quindi tutto quello che oggi cerco di darvi è qualcosa che io ho acquisito a mia volta. E discutevo anche ieri sera con lui, diciamo, nel momento in cui tu hai acquisito gli strumenti, di cui ti accorgi che hanno un valore, perché ti permettono di vedere il mondo e dire, cavoli, grazie a questo strumento, quello che succede nel mondo, io l'ho capito, perché la mia teoria funziona. E succede esattamente quello a cui anch'io avevo pensato che sarebbe successo, quindi sono strumenti validi. Puoi fare solo due cose, secondo me. Uno, te li tieni per te e li usi per fregare gli altri, o vai dagli altri, li condividi e dici, ora scegliamo insieme cosa vogliamo fare. E noi oggi siamo qui per fare questa seconda cosa, ok? Sempre, lo dico, nel rispetto reciproco, perché la vera condivisione, tra l'altro, non so se... la parola condividere etimologicamente deriva da due parole in latino che sono cum dividere, dividere con, ma a sua volta dividere deriva da altre due parole che sono dis e videre, che vuol dire vedere diversamente. Quindi la vera condivisione siamo noi che la vediamo in modo diverso, ma siamo qui e ci vogliamo arricchire a vicenda. Non so se avete mai sentito la storiella, se un dollaro è tu è un dollaro, se un euro è tu è un euro, ce lo scambiamo, abbiamo tutti e due un euro, se un'idea è tu è un'idea, ce la scambiamo, usciamo di qui con due idee a testa, ci siamo arricchiti. E la vera condivisione è proprio la diversità. Quindi io sono sicuro che voi avrete una visione completamente diversa dalla mia, e per questo io vi chiedo anche a voi, fate domande mentre io farò l'intervento. Voi, se volete chiedermi una cosa mentre sto parlando,
Alzate la mano, questo ve lo chiedo per un semplice motivo, perché magari nel corso di intervento ci sta che risponda alla vostra domanda. Vi guardo, ci facciamo un cenno, quando finisco ovviamente il concetto vi passo la domanda, quindi chiedetemi tutto quello che può venire in mente, io vi risponderò, poi abbiamo anche tempo dopo. Quindi dopo tutto sto pistolotto qua, direi che possiamo cominciare, tanto cancelliamo la lavagna, cominciamo a condividere, bene? Ah, accidenti, fogli, pensavo venisse via meglio. Che bello sportivo. Bello sportivo, sai. Via via, mettiamo questi. No, ma c'era uno spruzzino. Vabbè, se lo recuperiamo, meglio. Direi che sono i tre. Sono pennarelli. Altrimenti cancellabili. Allora, prima venivano via, ma pigiando tanto se avessi fatto. Ok. Dai, facciamo qua. Ok. Allora, io partirò oggi insegnandovi una piccola regolina che conoscete tutti benissimo, che è questa, in inglese, chiama così. Follow the money, seguiamo i soldi. Nel mondo della finanza, come nel mondo delle politiche monetarie e politica fiscale, il miglior modo per capire il funzionamento di un meccanismo è seguire dove si muovono i soldi. Vedrete che imparato questo, voi avete imparato tutto, è una cosa su cui dovete allenare, ma il principio fondamentale è esattamente questo qua. E per vedere come si muovono i soldi, banalmente questo lo raffrontiamo anche nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi nella propria vita, nella propria gestione del denaro, nella propria gestione di tutte le attività finanziarie, che sia un titolo di risparmio, un'obbligazione, un deposito, ha un proprio bilancio. Da una parte sul bilancio ha le proprie passività, da una parte metteremo le attività. Bene? Scusa, sì? Si può registrare quello che mi sta dicendo? Col cellulare? No, col registratore. Ah, voglia, sì. Sì, no, per far ascoltare qualcun altro a casa. Sì, c'è problema. Non dove dire, grazie. Finché ci fanno parlare. Ok? Questo è il principio. Ogni soggetto, voi, ma anche una banca centrale, una banca privata, un ministero del tesoro, un governo, funziona esattamente in questo modo. Ha un bilancio, attività e passività. A seconda di come muove i soldi, sul proprio bilancio avremo degli spostamenti sul lato delle passività e sul lato delle attività. In particolare oggi noi ci concentreremo su tre soggetti, ok? Tre bilanci diversi. Il primo, il tesoro, il ministero del tesoro, ok? Che passività ha in genere un ministero del tesoro o un governo? Un governo, una passività. Il suo debito da cosa è rappresentato? Spesa pubblica. Quella è una spesa. Il debito inteso come vrum. Io ti dovrò questo. Interesse. Titolo di Stato. Titolo di Stato. Punto. Titoli di Stato. Per la maggior parte, tutti i titoli di Stato costituiscono il debito pubblico. Quindi questa vocina qui sul bilancio, tutto l'insieme di queste passività è il debito pubblico, ok? Di qua, che attività? Cioè, quando emette questo, qualcuno gli dà dei soldi. Mm-hmm. E quindi finiranno di qua. Ora, quando il governo vi paga, perché magari fate un lavoro per lui e siete un dipendente pubblico, voi cosa vedete? Che vi accredita lo stipendio sul conto corrente. Quindi potreste immaginare che da questa parte il tesoro abbia che cosa? Dei depositi. Ma in parte è vero, quindi lo mettiamo. Depositi. Ok? Questi depositi, i governi, ce li hanno in banca? Con cui poi vi girano i soldi a voi? No, non siamo in parte, sì. Ma non solo,
soprattutto Giuliano, da un'altra parte, in una banca particolare, si chiama Banca Centrale, e questi depositi molto particolari che lui ha presso la Banca Centrale non si chiamano depositi, si chiamano riserve. Quindi riserve, ok? Essenzialmente, ridotto veramente all'osso, gran parte del bilancio di uno Stato, di un governo, è questo. Passività, titoli di Stato che sono il suo debito pubblico, attività che sono il denaro che lui è in grado di spendere. Bene, domanda, se questa per il tesoro è una passività, per qualcun altro cosa sarà? Ragazzi, siete bravissimi. In particolare per... lo metto qua, eh. Purtroppo preferivo la lunga. Se poi arriva la... se arriva lo spazio, perché li mettevamo insieme, però... ok. Questa è una banca privata, ok? Se lei compra il titolo di Stato, dove andrà a finire? Ok. Siamo qua. Se il governo ha un conto presso questa banca, il deposito è una passività per la banca. Certo, perché? Perché sono soldi che la banca ti deve. Questo funziona? Ok. Qui mettiamo la nostra banca centrale. Ok? Queste riserve, se sono un'attività per il tesoro, per lei cosa sono? Ok? Andiamole qua. La banca centrale può comprare titoli di Stato? Non ha senso. Sì, lo può fare. Lo può fare? Se lo fa, dove finiscono? Nelle attività. Ok? Perché funziona nell'esatto modo della banca privata quando compra un titolo di Stato? Abbiamo messo tutto, avete visto? Titoli, titoli, titoli. Passività, attività, attività. Attività, passività. Attività, passività. Per ogni soggetto che ha un'attività o una passività, esiste uno che ha la corrispondente attività o passività. Se io mi indebito con lui per 100 euro, io ho una passività di 100 euro, lui ha un'attività di 100 euro. E lo stesso funzionamento avviene anche a livello macro. Cioè, immaginate che esista una sola banca, ok? Per ora. Cosa succede se... da una banca ce ne sono due, quindi A e B. Probabilmente anche lei avrà titoli di Stato, depositi. Bene. Cosa succede se aggiungiamo questa persona? Il cliente. Cliente va in banca a chiedere un mutuo. Cosa fa la banca quando il cliente entra dentro? Cioè, vuole la procedura per il mutuo? Sì. Qualcuno lavora in banca? La banca di credito. Ha bisogno di credenziali. Allora, ipotizziamo che tu superi tutto la procedura. Cosa succede a quel punto? Quanto? Tra loro due, cliente, banca, immaginiamo. La banca è un credito. La banca è un credito, mm-hmm. Il cliente. Quindi la banca eroga il mutuo? Sì. Quindi lo mettiamo? Nell'attività. Per la banca è un'attività, perché il cliente è un credito. Okay. Quindi mutuo, prestito, insomma, diamolo come vogliamo. Che va dove qua? Per il cliente. Mutuo.
Ok? Poi cosa succede secondo voi? Erogato il mutuo, il cliente cosa ha in mano? Liquidità. Quindi ha un deposito? Qua? Sì. Ok. Lei? Questo deposito qua dove sta? Una mia passività. Domanda. Questa banca dove ha preso questo? Dalla banca centrale. No, pensiamo a questa banca centrale. Non ce li ha, non ci sono, no? Ha creato una banca, la banca non sta quasi mai in attivo per raggiungere. Ma no, dalla liquidità derivante dai conti correnti dei clienti della banca. Non c'è ancora. Ha creato nuovi beni finanziari al momento. No. Neanche. Ha creato moneta. Questo qua. Ma è moneta per quante, no? Questo qua da dove arriva? La banca centrale dove? Non ha detto no. No, siamo noi che l'avuto. Io che domani vengo a farti il giardino. Sì. Ok. Bene. Mi dai 100 euro? Domani vengo, E ti do l'euro. Ti fidi? No. Non mi dai il mutuo allora. Ti fidi che tra 30 anni ti ripago tutto? Mi fido. Me li dai questi 100 euro? Sì, domani vengo a farti il giardino. Cosa ho fatto? Qua è moneta di fiducia. Cioè la moneta circola sulla fiducia. È una promessa. Questa è una promessa. Io ti prometto che pagherò questo in 30 anni. Quindi è quello che ho detto, cioè la banca la agisce senza che ci siamo noi. Io ti prometto che ti do. Ti do sti soldi adesso. Che io la casa la compro adesso. Ma dove li prende? Ma li crea. Bingo. Cioè nel senso premi un tastino sul computer e tu sul tuo home banking trovi bingo 200.000 euro. Questo è un documento della Banca d'Inghilterra del marzo 2014 che dice questa frase, poi dopo c'è un esperimentino anche noi. I prestiti creano i depositi. Ve la leggo. Le banche commerciali creano moneta sotto forma di depositi erogando nuovi prestiti. Quando una banca eroga un prestito, per esempio a qualcuno che richiede un mutuo per acquistare una casa, non lo fa dandogli migliaia di sterline in banconote. Accredita il suo conto corrente, sarebbe qui, giusto? Con un deposito pari alla somma del mutuo. In quel momento nuova moneta è stata creata. E facciamo un esperimentino molto più carino, che arriva dal libro di un economista italiano, si chiama Augusto Graziani, La teoria del circuito monetario. E lui fa questo esempio, dice, se la banca prestasse i soldi che già ha per erogare i mutui, giusto? I depositi, da dove arrivano? Perché se qualcuno è andato lì prima e ha messo dei soldi, dove diavolo li ha presi? E ipotizziamo che ci siano solo questi due soggetti. Lui come fa a portare i soldi qui? Ma in questo modo stiamo dicendo che il deposito poi viene creato, cioè il deposito di mutuo viene creato con il mutuo stesso, il mutuo restituito da è il prestito, è il prestito che crea il deposito. In questo senso. Il prestito crea il deposito. Se non fosse così non esisterebbe un deposito. Perché questo lo può emettere soltanto la banca. Tu puoi emettere depositi, tu famiglia, tu privato. Certo, in realtà sì,
ti faccio il giardino, mi dai 100 euro. Oppure ti do io 100 euro, 1000 euro, e tu in 30 anni, in 10 anni, in una settimana mi fai questo. Sostanzialmente agisci come una banca. Metto del denaro a disposizione oggi, con la promessa da parte tua che me lo restituirai domani. Ma tu stai mettendo denaro reale, tu privato. Reale? Nel senso, tu privato che chiedi di, del giardinaggio. Sì. Li hai questo, questi 100 euro. Lì invece non esistono. Giusto? Non esistono? Vengono creati ad hoc. Sì. Nel caso del prestito di una banca. Esatto. Ad hoc, quando la banca è sicura che tu sei in grado di... È un prima credito. Domanda. Oggi sentite sempre dire il famoso credit crunch, credit, che cazzo vuol dire? Beh, non mi ricordo mai. In inglese, insomma, il fatto che le banche non prestino. Secondo voi perché non prestano? Dopo perché non c'è sicurezza del cliente. Cioè non sono sicuro che il cliente quei soldi li riesce a restituire. Bingo. Per questo anche perché se io ti erogo un prestito e ti metto sti soldi a disposizione domani, quando tu non me li restituisci più, io sono una banca, cosa succede a questo prestito? Ipotizziamo, questi sono 100 e quindi questo vale 100, ma questi sono 100 domani, questi sono 100 in 30 anni. Tu questi non me li restituisci, cosa succede sul mio bilancio? Io dopo non posso più fare altri prestiti. È negativo. E le mie attività non valgono niente. Le banche già stanno in passivo, figuriamoci quando ci vanno a perdere. Ok? Questo è un punto. Questo è il primo punto. Ve ne parlo perché la maggior parte dei libri di testo cosa vi racconta? Che c'è la famiglia, c'è l'azienda, tipicamente, azienda, famiglia, ok? Famiglia, cos'ha? Depositi, soldi, insomma, soldi, giusto? Qui c'è la banca, questi portano questi in banca, giusto? La banca usa questi per fare il prestito, e l'azienda prende sto prestito per comprare, che ne so, un macchinario. Questo è il modello standard che trovate sui vostri testi in genere. E su cui ho studiato anch'io. La domanda è, ma sti qui, se iniziamo oggi, il nostro il sistema finanziario comincia oggi, questi dove li prendono? Come possono averli materialmente in tasca? Non è possibile, se ci pensate. Non è possibile. Possono avere altre forme monetarie, ma non possono avere un deposito. Cioè una roba che sanno che se vanno da un'altra banca gli vale sempre, sempre valuta. E dopo arriviamo a capire com'è possibile che se io sono il cliente di una banca e tu sei il cliente di un'altra, io e te ci paghiamo tra di noi e tutto ok, tutto fila liscio. Apparentemente, sarebbe un po' come dire che io vado da... Qual è il tuo nome, Stefano? Vado da Stefano, no? Col discorso che facevo prima, oh, ti do 100 euro, tu mi prometti di farmi il giardino, e poi vado a lui e gli dico, oh, ho la promessa di Stefano che mi faccia il giardino, che vale 100 euro, me ne dai 90, tu cosa mi diresti? Divenne molto incredibile Stefano. Senti una roba, bravo, bingo, bravissimo. E com'è possibile che le banche si credano tra di loro? E dopo andiamo a vedere com'è possibile, ok? Dopo saliamo di un gradino. C'è il mercato. Bravo. Ci arriviamo adesso. Quindi questo però è un concetto che, se vi è chiaro, andiamo avanti, altrimenti stiamo qui, perché è fondamentale capire questo prima di andare al prossimo gradino. Ok? Sì. Nel prossimo gradino cosa facciamo adesso? Ammettiamo un'altra, che ci sia un'altra banca. Quindi ho la mia banca A. Qui mettiamo la banca B, ok? Qui mettiamo il cliente A, cliente A e cliente B.
B. Esempio classico. Il cliente A si vuole comprare una casa al cliente B. Va in banca, chiede alla banca un contributo. La banca dice: tu lavori, la tua azienda va abbastanza bene. C'è un cliente che secondo me ha buone caratteristiche a livello creditizio, quindi mi potrai ripagare. Ti ero questo mutuo. Quant'è la casa? 100. Quindi abbiamo detto: cosa succede a questo punto? Mutuo 100, deposito del cliente A 100. Il cliente A avrà il suo deposito 100. E di qua cosa avrà? Ok? Una penna. Ce l'ho io. Ok? Adesso il cliente B vuole vendere la casa. Quindi questi soldi dove vanno a finire? Nell'attivo del deposito 100. Questi? Vanno nella banca B come passivo. Qua? Sì. Esatto. Deposito 100 del cliente B. Domanda. Ok. Quindi? Ok. 100. 100. 100, 100. Perché la banca B si fida della banca A? Perché la banca B, minchia, ora deve dare dei soldi al suo cliente che prima non gli doveva dare. Perché la banca A si fida del cliente A. La banca? A si fida del cliente A. No, probabilmente la banca B si fida della banca A. Ok, aspetta. Cosa succede se il cliente A non paga più il mutuo? Chi è che la ha banca non, la banca B ha problemi perché... No. Se questo cliente non paga il mutuo, il problema è della banca A o della banca della B? Della banca B. Perché? È perché è la banca B che deve dei soldi al cliente B. Appunto, lui paga del cliente A. Abbiamo detto perché la banca B si fida della banca A? Perché sì, la banca A si fida del cliente A. Bene, ma lei questi soldi li deve a lui. Adesso, domani. Perché a me hanno pagato la casa e con questi 100 io domani voglio andarmi a comprare la macchina. Vado in banca e prendo i soldi e vado a comprarmi la macchina. E sapete tutti che la banca ve li dà. Questa è una roba che sapete, non è che ve li danno. Però è perché ve li danno? Perché lei, quando avviene vroom, questo pagamento, dice: ok, non c'è problema, io al mio cliente sti 100 qua, se domani viene e me li chiede, ve li do. Eppure è una passività che non ho messo io, l'ha messa questa. E lei non può sapere se il cliente ripagherà il mutuo. Non l'ha valutato lei. Però voi potete farlo. E adesso vediamo perché. Come vi dicevo, sto foglio lo terrei. Lo vedete, eh? Lo teniamo qui. Ok. Dobbiamo aggiungere un pezzettino per capire. Le banche si fidano tra di loro perché, come diceva prima lui con l'esempio che abbiamo fatto io e te, lui dice: se lui è un buon cliente pagherà, io ci sto. Se però, come ti chiami, scusa, Fabrizio arrivasse e dicesse a Ivano: Ivano, tranquillo, perché garantisco io per voi due, tu a quel punto accetteresti. Bingo, le banche accettano questo perché sopra c'è una banca speciale
che gestisce tutto e garantisce i sistemi di pagamento tra di loro attraverso uno strumento, una moneta particolare, che non sono depositi, sono una moneta che può emettere soltanto lei. L'abbiamo vista all'inizio, ve lo ricordate? Cos'era? Dove sta? Le riserve. Le riserve delle banche da sopra. Le riserve. La banca centrale è l'unico soggetto che può emettere questa qua, che è un tipo di moneta speciale, perché la può emettere solo lei, ed è la miglior moneta nel sistema, perché è la moneta con cui vengono effettuati e regolati tutti i pagamenti che avvengono a questo livello, che è il livello che conosciamo noi. Sopra c'è un altro livello, perché queste riserve che cosa sono? Riserve della banca A, riserve della banca B, riserve del... Abbiamo visto prima. Bene, se questa è una passività, dov'è che è l'attività corrispondente? Dove sta? Nella banca? Ah, la banca B e il... Bingo, bingo. Riserve presso la banca centrale. Riserve presso la banca centrale. Ok? Adesso torniamo qua. Ipotizziamo che questa abbia 100 di riserve. Questa abbia 100 di riserve. Quando questo deposito viene spostato, queste di quanto vengono accresciute? 200. Quindi passano da 200 a 200. Più 100. E queste? Meno 100. Meno 100. Poi cosa succede? 0. No, 200. Ecco perché lei garantisce questi 100, perché contemporaneamente ha ricevuto gli stessi 100 su questo conto dalla banca A, e questo soggetto garantisce che questo sia avvenuto. Quindi questo va a 0, giusto, diciamo, questo va più 100, questo meno 100, 0, 200. Questo 100 e questo 100, un'attività, una passività. Quindi questo soggetto serve a garantire che il sistema bancario si fidi, garantisce i loro pagamenti, che poi sono i nostri. Noi usiamo la banca deve usare un'altra banca ancora tra di loro per garantire tutto questo sistema, perché altrimenti non potrebbero giustamente fidarsi nel dire: ma cazzo, perché io devo i soldi a sta persona su una passività che hai emesso tu, che io non so neanche perché l'hai fatto. Perché nel momento in cui lui mette questa passività e questi soldi vengono spostati, la banca sa che perderà delle riserve presso la banca centrale che finiranno a un altro soggetto. Ok? Un po' come quando tutti la macchina devi dare altri credito in garanzia e ti bloccano i soldi. Domanda! Beh, è facile, ora non è capito. Cosa succede se... le riserve della banca A sono 0 e lei fa questa operazione? Deve chiedere moneta alla banca centrale. Oppure? Può chiedere un po'. Come accendere un mutuo? Può accendere un mutuo. Faccio questo secondo voi. È un'opzione? E poi la vediamo. Altro? La mette e basta. Cosa emette? Lei non può emettere riserve. Non ho capito la domanda. Se arrivo io e chiedo... Ok, ha fatto sta roba. Torniamo lì. Ok. Questi soldi finiscono qua. Lei non ha riserve però. Quel pagamento avviene? Secondo voi? Secondo me sì.
Sì. Perché se non ha le risse sarebbe un problema. Infatti, perché? Ok. Però non ha le riserve, quindi dobbiamo trovare un sistema per farlo funzionare. O ci sono delle riserve straordinarie? Sì. Oppure si utilizzano attraverso le operazioni finanziarie dei titoli. Anche. Ok. Insomma. Oppure la banca centrale ci siamo, ci siamo, temporanea. Ci siamo sulle cose. Ah, sono un paio di opzioni. Cercando le attività. Ci sono un paio di opzioni. E ora vi domando. In linea generale, se ci pensate, come fa una qualsiasi banca a ottenere queste. Però posso dire una cosa. Più di queste. Come fa la riserva di una banca centrale a essere zero? Non può mai essere zero. Perché? Non c'è un minimo legale richiesto alla banca centrale. In alcune banche no. Ok. Tipo la banca centrale giapponese là non c'è un minimo di riserve di queste. Anche in Canada. Insomma. Quindi ragioniamo su questa ipotesi. Oppure potrebbe essere zero, perché sono finite a zero. Cioè perché il cliente ha spostato i soldi durante il giorno e sono a zero. Quando toccano lo zero, ok? A sto punto, se non ci fosse lei a garantire questo, si bloccherebbe il sistema dei pagamenti. Questo sarebbe un problema per noi, presumibilmente, perché a quel punto io dico, perché non posso fare questa operazione? Perché non ho le riserve, no? La banca centrale, ovviamente, a quel punto deve da entrare e dire, ok, io devo tutelare il sistema dei pagamenti, quindi posso fare alcune opzioni. La prima, come suggeriva, come si chiama? Scusa. Ludovica. Ludovica e anche qualcun altro lo diceva, può chiedere un prestito direttamente alla banca centrale, che si chiama in gergo uno scoperto di conto, un overdraft è in inglese il termine, ok? Quindi cosa succede? Ragioniamola insieme, questa, vediamola. La banca centrale presta le riserve, quindi diventa per lei quel prestito una? Quindi qui mettiamo prestito di riserve, giusto? Se ha prestato ste riserve, per lei queste diventano una passività. Esatto. Mettiamo che hanno prestate 100, giusto? Cosa succede poi? C'è un altro passetto. Queste 100 la banca le può usare. Sì. Quindi diventano un'attività per lei, giusto? Mettiamo quel segno più, nel senso che il suo bilancio si è espanso. Cioè c'è una cosa che prima non c'era, da tutte e due le parti, sia una passività che un'attività. Quindi dove le andiamo a ritrovare queste 100? Qua, più. Cosa ha fatto la banca centrale? Ha creato monete. Ha espanso il suo bilancio, è un'espansione, l'ha espanso, ha reso disponibili queste 100 riserve che adesso brum, finiscono di qua, lei va a 0, lei va a 300, queste vanno a 0, bene? Questi prestiti vengono fatti giornalieri. In gergo è overnight, durante la notte. Quindi può succedere questo, che se una banca arriva alla fine della giornata e ha le riserve sotto zero, deve regolare quel pagamento lì, automaticamente c'è un meccanismo che poi cambia, a seconda delle banche centrali, alla BCE si chiama il lending facility, negli Stati Uniti si chiama l'overdraft, alla Fed, eccetera, eccetera. Per cui presta queste riserve a un tasso di un certo tipo. Ok? Sì. Domanda, c'è un passettino in più. La banca, ipotizziamo che gliele abbia prestate al 10%, sto mettendo dei numeri a caso. Cosa succede se la banca A può andare da un'altra banca e dire, tu c'hai delle riserve in più oggi, me le presti? Il cash è minore. La banca a quel punto A dirà, se me le presti io ti do un tasso 8%. Quanto? 12. Se le riesco a 12, no, le sta offrendo. No, le sta chiedendo. Cioè, dobbiamo metterci d'accordo. Me le presti tu che ne hai in più e tu mi dirai, certo che te le presto.
te le presto al 12%, io cosa ti rispondo? No, 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 la banca centrale. Non le prendo. E tu se mi dici te le presto all'8%, sì, minchia, prendo da te, pam. Questo si chiama il mercato interbancario delle riserve, sì, che è un mercato in cui operano solo i soggetti che ovviamente hanno dei conti correnti qui. Quindi è un mercato che per noi non esiste, non sappiamo manco che esista, che ci sia. E allora, cosa può succedere? Vediamo un po' che c'è del casino. Qui abbiamo la solita banca centrale, no? Riserve della banca A, riserve della banca B. Qui abbiamo la banca A. Ok? Qui la banca B. Lei non ha riserve. Ma banca B mettiamo ne abbia 200, lei ne ha 0. E la banca A deve fare un pagamento a un'altra alla banca C. Questa è la loro situazione. Ok? Di 100, deve dare 100 alla banca C. Cosa può fare? Da chi si può fare? Se da chi? Come se chiedesse un prestito alla banca B. Oppure? Può chiedere anche la stessa banca. La stessa C. Cioè vuol dire non ti do niente, ti pago solo di interessi. Praticamente. No, ripeto. No. Lei deve dare la. Il giorno dopo tu gli devi dare 100. Ok, facciamo le due ipotesi. Che mi sembra che questa lì. Facciamo prima con la B, giusto? Sì. La B presta 100 alla banca A, quindi prestito di riserve per 100. Ok, quindi riserve più, più riserve per 100. La banca B più, no, di qua, giusto? Sì. Prestito di riserve per 100, no? Qua cosa succede? C'è anche un meno. Perché lei ha perso circa di riserve, giusto? Sì. Okay. Lei adesso paga C. Sì. Qua intanto cosa sarà successo? Queste si sono blu, sono solo spostate. Quindi la C. Per la banca centrale in questo caso non cambia nulla. 300 era il totale prima e 300 adesso, solo che 100 sono finite qui momentaneamente. Lei cosa fa? Paga alla banca C. Paga, giusto? Sì. Vanno alla C queste 100. Qui vanno via, giusto? Sì. La C salirà a 200, no? Questa ne ha 100. Questa ne ha 0. Perché ha fatto lo spostamento. Perché le banche lo fanno? Perché i pagamenti ogni giorno possono andare in una direzione e il giorno dopo nell'altra. Cioè ci sta che il giorno dopo se a questa banca il cui cliente paga uno della banca A, quindi magari il processo viene invertito il giorno dopo automaticamente, e quindi sostanzialmente questo non va a inficiare il meccanismo. Cioè, il concetto è, ok, tu mi presti le riserve oggi, io te le ridò domani, però magari ci sta che domani non te le debba neanche ridare, perché il meccanismo avviene all'inverso tra di noi. Domanda, ok, dicevamo se lo fa direttamente la banca C nell'esempio, ora ritorna, perché se lei ne dà 100 alla banca A, mette 100 all'attivo come prestito, va a 0, ma vrum, immediatamente torna a 100 e più ne ha altre 100 che il giorno dopo le verrà ridato, però il totale rimane invariato, sempre 300, ok? Se questo è chiaro, ora facciamo un passettino avanti per capire cosa ho scritto. Il tasso di interesse, prima cosa abbiamo detto? Se io sono banca centrale e te le offro al 10, tu se le vuoi prendere un'altra banca prenderai un tasso più basso. Quanto? Qualsiasi quanto è più basso, però per te è un vantaggio. 9,99. 9,99 comunque va risparmiato. Dipende. Ok? Una precisazione, questi prestiti non sono in genere collateralizzati, cioè la banca non deve dare una garanzia all'altra banca, eh. È una fiducia che le banche fanno tra di loro, semplicemente. Lei dice io ti prometto di dartele domani, ok, tu me le dai oggi. Non è un prestito in cui io devo mettere una garanzia sopra.
Quindi la maggior parte, nel 100% dei casi, le banche se li prestano nel momento in cui hanno, sanno che domani non succede niente, non succede un cataclisma, ok? Infatti se dopo andiamo a vedere anche qualche grafico della banca centrale, voi vedete che i prestiti che la banca centrale fa direttamente alle banche praticamente sono zero, cioè è un episodio che viene raramente. Perché? Perché le banche non hanno convenienza a farlo, perché gli costa di più e quindi faranno di tutto per farseli anzi prestare da un'altra banca, perché loro hanno risparmiato dei grandi soldi, perché magari è il 2% su un mercato che è il più grosso mercato, ad esempio, che ci sia, quello interbancario negli Stati Uniti. Cioè ogni giorno vengono movimentati una cifra spropositata. Salve. Ok? Adesso facciamo un passetto in più. Questo l'abbiamo visto. Ok. La banca centrale non presta, cioè non mi conviene più, anche perché ha fatto, cioè è lei stessa che ha utilizzato la politica usando un tasso negativo sulle riserve per spronare le banche. Questo è oggi, stiamo parlando di oggi, quello che sta succedendo, perché dopo ci arriviamo, cioè arriviamoci per gradi, perché se mi metto a parlare di una roba di oggi ma non abbiamo gli elementi rischio di non fare capire niente. Daniele, cambia un attimo la cassetta. Quindi una pausa? No, cambio la cassetta. Quindi, prima io vi ho fatto sto accenno al discorso del tasso di interesse, no? Chiedevo prima, forse tu qualcuno era fuori. Cioè, avete mai sentito quando vi dicono, non so, che la banca ha fissato il tasso di interesse A? Ok, allora vediamo che cacchio vuol dire ha fissato il tasso di interesse A. La banca fissa un solo tasso di interesse, si chiama tasso di sconto. Cos'è il tasso di sconto? Aspetta, che sono in teoria finanziaria. Allora ce lo devi dire. No, qualche anno fa. Ok. L'abbiamo visto prima, l'abbiamo menzionato. Cioè, non sarebbe il tasso al quale la banca dà i soldi e quindi c'è la percentuale che ci va a prendere su per dai soldi alle altre banche. Quali soldi? Ora riserve. Bingo, ora puoi usare la parola appropriata. Ce l'ho fatta. Esatto. Questo è la percentuale, il tasso di interesse sui prestiti di riserve. Ok? La banca poi ha un obiettivo. Questo è quello che lei fissa, eh? Ha un obiettivo che si chiama il tasso target. Cioè lei vuole in qualche modo condizionare le banche a prestarsi tra di loro riserve a un certo tasso di interesse. Domanda, secondo voi questo tasso di interesse a cui le banche si prestano riserve tra di loro sarà più alto o più basso di questo? Più alto. Più alto? Perché se è più alto poi sono queste tra le banche. Dove ricevono tenendo sotto un banco. Sì. E quindi? Dimmi. Questo mettiamo che sia 10. Cioè se io te sono due banche, io ho bisogno di riserve. È il discorso che facciamo prima, cioè se il tasso è più basso, quello che mi offre un'altra banca, io vado all'altra banca, ma se la banca centrale fa in modo tale che il tasso dell'interbancario aumenti, io sono costretto ad andare da lei. Ma lei non interviene sull'interbancario, siamo io e te che decidiamo. Quindi? Per le banche come il tasso è più basso. Io ora sono la banca centrale e voglio che questo tasso qui a cui voi prestate i soldi sia del 6%. 12. Del 12, a me non conviene. Aspetta. Se voglio che sia del 12, scusa. Se voglio che sia del 12, ti faccio bene. Se voglio che questo diventi 12. Devo alzare il prestito delle riserve al 13 almeno. Come faccio a fare in modo che diventi 12? Perché io non posso dire prestatevi al 12 per legge. Siete liberi voi di farlo, io non vi dico a quanto, dico il mio obiettivo è questo qua. Ah, io a voi le riserve ve le presto
al 12,1. Un'altra roba. Se voi le riserve le tenete ferme presso la mia banca, vi do l'11,9. È così che si fa. Cioè, la media tra il tasso che a cui si prende a prestito dalla banca centrale e il tasso che si ottiene lasciando le riserve nella banca centrale. Bingo. L'altro tasso della banca fissa è proprio questo. Quanto io ti pago sulle riserve. Non obbligatorio. In eccesso. Se ti voglio pagare. Ok. Io posso dire... Io sulle riserve in eccesso che voi tenete ferme da me, ammesso che ci sia un limite, cioè un minimo richiesto dalla legge, perché in alcuni casi non esiste, quindi diventano in eccesso tutte quelle sopra lo zero, vi pago l'8. E se chiedete riserve a me, vi pago il 10, vi chiedo il 10. Io e te siamo due banche, io ho delle riserve in eccesso, le posso tenere ferme e guadagno, oppure te le presto a te. A quanto te le presterò? No, perché se te le presto a più del 10, tu mi dici, no, ma mi conviene, non vengo da te. Questo è il cosiddetto meccanismo di trasmissione di politica monetaria, bla bla bla, è questo. Il tasso di interesse target è quando la banca dice io voglio che vi prestiate i soldi a questo tasso di interesse e io fisso sti due. Poi prestateli a quanto vi pare, io non vi obbligo. Cosa succede se questo obiettivo qui lo voglio portare a zero? O a uno? Devo abbassare gli altri. Esatto. Potrei dire io sulle riserve vi pago lo zero e se venite da me vi chiedo l'1,1. Però no, qual è la convenienza della banca centrale che le banche scambio sull'interbancario e non vadano a rete? Che lei non interviene, fa fare tutto alle banche. Non ho detto che sia un bene, perché ad esempio secondo me non è un sistema conveniente. No, per me qui e nemmeno secondo ad esempio Mosler, infatti ne discutevamo. Io oggi sono qui per dirvi come funziona, non sono qui per dirvi si fa così, quello lo vediamo dopo. Infatti qui io vi ho riportato un grafico dei tassi di interesse oggi in Europa, Banca Centrale Europea. Allora, questo, aspetta, non c'è un puntatore. Questo in blu alto, lo vedete? Che è quello che sta più in alto. Si chiama Marginal Lending Rate. Sarebbe questo. Sì. Si chiama Lending... No, di qua mi... Ok? Questo rosso, vedete? È quanto la Banca Centrale Europea paga sulle riserve in eccesso, cioè questo. Questo è il tasso di interesse interbancario o il tasso di interesse a cui le banche possono rifinanziarsi addirittura presso la Banca Centrale, ma a termine, cioè un prestito che dura una settimana, ad esempio. Guardate? Sta sempre in mezzo, tra questi due, è come un corridoio, qua c'è il tetto, qua c'è il pavimento, e noi stiamo in mezzo. Non posso superarlo perché va da sé che non lo farei, non mi conviene, ma non posso neanche andare sotto, perché sotto nessuno me lo presta, li tengo anzi fermi. Dal 2009 al 2010 le banche hanno abbassato il rating, cioè non era più perfettamente nella media per sfiducia o qualcosa. Qui? Sì. Esatto. Esatto. Cosa succede? Faccio vedere un grafico. Poi torniamo su... Eccolo qua. Se non capite... Ci sta, perché stiamo entrando proprio sul tecnico, proprio di cose di oggi. Il rosso, deposit facility, è questo. Okay. Questi sono i soldi che le banche, presso la Banca Centrale Europea, dal 2007, ho messo a l'altra settimana, quanto ne tenevano fermi lì? La quantità, il volume di riserve in eccesso che le banche tenevano parcheggiate presso la Banca Centrale Europea.
Guardate qua, cazzo è successo qua sopra? Guardate che qua non siamo ancora in crisi, vedete? Zero. Perché? Perché le banche se le riprestavano tra di loro e quindi il volume sul bilancio della BCE era zero. Perché vroom, vroom se le ridavano. Poi guardate quando inizia la crisi. Beh, la crisi sono aumentate le... Qui? Vroom, qui? Sapete qualche periodo era? 2011. Fine 2011. L'Italia stava per uscire dall'euro. Abbiamo cambiato il governo. Panico totale. E le banche, sai cosa dicevano? Ma qui va tutto a scatafascio. Io, a te, altra banca tedesca, spagnola, le mie riserve non te le presto più. Le prendo e le tengo qua ferme, perché non mi fido di te. La comitanza anche forse con la crisi greca. Bravo, sì, la crisi greca addirittura inizia qua. Perché, vedi, qua, bravo. Perché il piano, primo piano di prestiti alla Grecia per tenerla in piedi inizia a maggio 2011. Anche prima, un po' prima, sì, sì. Qui c'è il secondo piano di aiuti, quando molti dicevano no, è meglio che la Grecia esca, lì quindi panico di nuovo. È stata la prima, è stata... Qua la Grecia, vedi? La Grecia qua, il piano d'aiuti viene erogato qui, infatti c'è una piccola impennata, poi tutto rientra, poi ne devono fare un altro. E poi qui, qui siamo quando l'Italia rischia di uscire, allora lì sanno che rischiano tutto il prezzo, brum, va su. Quindi questi sono numeri che vedete, ci parlano di cosa succede nel mondo e ti dicono qual è a livello di emozioni, psicologia, cosa le banche pensano sul mondo in cui, nel contesto in cui vivono. Qua avevano una paura tremenda che tutta nasce in pezzi, non si fidavano più nessuno dell'altro e tenevano i soldi fermi lì. Questa è la lineetta rossa, ok? Quindi Silvano ha fatto la domanda. Ho risposto. Ma poi è andato via. Ok. Dico, ho risposto alla tua domanda. Sì, l'unica cosa, il verde poi rappresentava quello che... Ok, il verde... Le riserve delle banche stesse. Il verde rappresenta i prestiti che le banche... Eccolo qua. Questo, il verde, sono le riserve minime richieste. Questo verde, queste sono quelle richieste dalla BCE obbligatorie, ok? Cioè le riserve che per forza una banca... Sì, sì, il volume di riserve, ok? In blu è il totale, il blu è la somma di tutte e due. Quindi fondamentalmente okay. Poi nel 2012 la BCE ha detto no, le riserve devono essere più alte. Inizio 2012 il contrario. Qua? Sì. Questo è il volume, però. Il vostro volume deve essere più alto. In complesso è cresciuto il volume, in base ai depositi totali di tutto l'eurosistema, perché quella è una frazione del volume del deposito che avevamo visto prima. Tutti i depositi e tutti i prestiti, perché i depositi vengono creati con i prestiti. Io ti dico, devi tenere questa frazione qui la settimana prossima in base a tutto il tuo volume. Questo è il risultato finale di tutti i soggetti bancari che fanno parte del sistema eurosistema, no? Che è quello della Banca Centrale Europea. Quindi questi sono volumi, ok? Sì, sì, sì. Però la cosa è il rosso, perché il rosso non è un obbligo, è una scelta. La linea rossa è una scelta. Un segno di sfiducia. E quindi questo, esatto, è un termometro. Ti dice, siccome posso scegliere il mio grado di fiducia nei confronti del sistema bancario europeo, che il punto è, ora sembra che sia un po' migliorato. Per ora. Andiamo avanti, no? Questo non avremmo parlato di robe di oggi, invece qua mi siete portati, colpa tua, colpa di Silvano ovviamente. Vabbè, ma perché rapportare le cose ad oggi forse sì, è il miglior modo per capire. Stavo scherzando, infatti già ci arrivavo. Domanda, voi fino a che ora rimanete? Alle 5 andate, ok. Mi serve per regolarmi un attimo, che vorrei arrivare a un punto, poi tanto ci vediamo domani, quindi se poi avete dubbi o che... Unica cosa che diciamo anche a lui, io domani ho il treno alle 5:30, quindi necessariamente, anche se oggi non pecchiamo di coerenza perché siamo arrivati tardi, domani
vi chiedo la massima puntualità, perché altrimenti purtroppo riusciamo a a fare una roba molto breve. Invece volendo possiamo pure iniziare alle 2 in modo da poi vai, quando volete, io un problema suoniamo prima. No. Prima no. Lo sa mi qua anche a luna, no, tanto non ho orari per mangiare cose così. Non è importante. Ok. Ok, domanda. Adesso aggiungiamo, prima di finire, voglio farvi arrivare a un ultimo punto fondamentale, perché finora abbiamo parlato di banca e banca centrale, però c'è un soggetto fondamentale che non abbiamo ancora messo dentro l'equazione, che è il governo. Ok? Quindi mettiamoli tutti e tre, eravamo partiti da loro. Ok? Banca centrale, banca, tesoro, per semplicità, governo, insomma, ok? Avevamo detto titoli di Stato, riserve. Ora sappiamo che la banca ha il mutuo, che è tutto qui, ha i depositi, giusto? E ha anche le riserve. Lei ha le riserve qua, no? Giusto? Sì. Cosa succede quando il tesoro, qui ci sarà l'azienda, i clienti, le famiglie, ok? Bene? Che hanno i depositi qui e i mutui di qua, ok? Cosa succede quando il tesoro fa spesa pubblica? Costruisce una strada e assume un'azienda per fare il lavoro. Trasforma la riserva in deposito, fondamentalmente. Ipotizziamo 100, ok, il tesoro deve spendere 100, ma prima che emetta titoli per 100, quindi più 100, più 100, più 100 riserve del tesoro, giusto? Fin qui è successo, questi chi li ha comprati? Mettiamo le comprati una banca? Sì, facciamo. Quindi la banca qui c'ha più 100, sì. E qui meno 100, ok? Quindi meno 100 poi ti serve. Spende, quindi sti soldi dove passano? Sull'azienda. Sul deposito. Questo è il deposito dell'azienda, dai. Quindi, qui, più 100. Ok, qui, per la banca, più 100. Più 100, più 100, quindi si va. E quindi anche il banco giù. Anche la banca centrale. Ah, nella banca centrale è tutto invariato. Quindi non ci va per... Cosa è successo per l'azienda? Per la famiglia, per l'azienda? Ah, più un aumento del deposito più 100. Per aver quei 100 si è indebitata con qualcuno? No. Quando va in banca e chiede il mutuo e le dà 100, si è indebitata? La famiglia. Sì, con la banca. Adesso? No. Quando il tesoro il governo spende, cosa fa? Immette ricchezza. Immette un'attività finanziaria che per la famiglia è un deposito, giusto? Ok? Sì. All'interno del sistema l'ha immesso. Sì. Lo mette dentro. Ok? Senza comunque... Quello è un altro cioè ipotizziamo che questi li aveva comprati la banca a un tasso a strozzinaggio, ci arriviamo dopo, non ci interessa. Meccanicamente questa è un'operazione che è invariata, al di là di come lui vende questi titoli di Stato. Questa l'abbiamo una che banche. Poi, questo magari lo vediamo domani nella parte dell'Italia, perché ad esempio nel mio libro, io cosa ho cercato di fare, ho detto sì va bene, bellissima MMT, arriva negli Stati Uniti. Io ero un po' scettico, come al solito, sempre questi americani che ce la vogliono raccontare, no? Ma cosa ho fatto?
E tu fammi vedere se queste cose che di cui loro ci parlano, questi meccanismi, sono coerenti con i meccanismi che erano in vigore in Italia prima dell'euro, perché sull'euro avevo già studiato come funzionava. Quindi il libro, poi se lo volete non portate un po' di copie lì, è una ricostruzione storica in cui si analizza questo meccanismo qua, come avveniva in Italia, ok? Prima dell'euro, quindi durante fine anni 70, anni 80, fino a 92 che firmiamo il trattato di Maastricht e ci impone dei vincoli. Quindi nel libro ritrovate sostanzialmente questi meccanismi, però spiegati all'Italia, vedete che la coerenza è identica, cioè funzionavano allora con dei meccanismi agenti diversi da un punto di vista legale. Perché questi titoli di Stato venivano venduti in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque su questo se immagini è l'argomento di domani, però sono molto flessibile sulla due giorni, nel senso che voglio anche capire voi che tipo di curiosità avete, che tipo di cose volete chiedere. Quindi non è che sono venuto qua con si fa questo, perché lo trovo anche un po'. Posso fare una domanda? Sì. Ma prima, quando la Banca d'Italia, fino a più o meno, se non erro, gli anni 70, mm-hmm. c'era proprio l'unione tra banca centrale e tesoro, prima non esisteva il Ministero dell'Economia. Tu ritieni che vi sia stata, diciamo, questa distorsione di questo sistema tra governo e banca centrale abbia poi aperto la strada a una divisione ancorché rigida, troppo rigida a mio avviso, tra i governi e la banca centrale? Cioè è stata utilizzata come leva, questa come mm-hmm. esempio negativo, sì. Mentre negativo non era. Ti rispondo una battuta e poi ti ho la risposta. Quattro parole. Compra il mio libro. Questa è la parte della battuta, perché ovviamente lì lo spiego molto in dettaglio. Il taglio è quello di oggi, cioè ancora anche più giù, proprio per far capire. Come scrivo anche nel libro, secondo me quello è un passo che è ideologico. In che senso? Che la scelta di dividere questi due soggetti non è che è scolpita sulla pietra, è una scelta politica, nel senso che è una decisione che noi prendiamo, di dire la banca centrale sta da sé e non può magari aiutare il tesoro a vendere i titoli di Stato, come invece avveniva in Italia fino, diciamo, esattamente al 92. Però è una scelta politica, non è una roba che è per forza di andare così. E quindi sì, cioè quello apre la strada, più che altro io dico è il manifesto ideologico di un pensiero che diventa dominante. È un manifesto ideologico, niente più niente di meno. Non è un meccanismo, per forza si deve far così. È andato bene prima. Cioè, che la BCE oggi non possa aiutare i governi a finanziare le proprie spese è un trattato europeo su cui c'è scritto che non si può. Se domani decidiamo di cambiarlo, se può fa. Non è. Dove sta il problema? Quella è la parte politica. Certo, bisogna capire i meccanismi, perché se io capisco il meccanismo, la storiella di Alice, so che strada posso prendere. Se non so dove voglio andare, posso andare dove mi pare. Anzi, come succede oggi, sarà un altro a dire andiamo qui e tu dirai okay. Vabbè, per me è uguale, quindi ti vengo dietro. Però non sai dove ti porta. Nel momento in cui capisco, dico, scusa, questa strada non la voglio fare, perché so che se andiamo di qua possiamo fare questo, questo e quest'altro. Perché so che il sistema funziona in questo modo, in questo modo, in questo modo, quindi prendo una decisione in base sicuramente a un elemento che ieri non avevo. Giusta, sbagliata, non lo so. Potrebbe anche essere stata una decisione, diciamo, per far passare un messaggio. Nel senso che da lì in poi si sarebbe avviato un processo di scissione netta tra il mondo finanziario e tutto ciò che è economia e il mondo politico. Perché della politica che oggi vediamo noi fondamentalmente non è più la politica, non è più il tavolo dove si prendono le decisioni, le sorti del paese, quant'altro, bravo. Ma è sempre una cosa detta dall'economia. Della serie. Quello è un manifesto ideologico in cui io ti sto dimostrando che la banca centrale da strumento del governo diventa strumento di tutela dei mercati finanziari. Perciò strumento di potere, poi alla fine. Esatto. E lì entriamo nell'ambito che non mi compete, cioè economia, politica e potere. Cosa influenza cosa? Le strutture economiche sono creazioni umane. Non sono cose che piovono dal cielo, sono creazioni umane. Tutti questi funzionamenti hanno una storicità dietro, siamo arrivati qui
un certo percorso e tante cose che sono state fatte per ovviare dei problemi. A fine 800 sostanzialmente esisteva solo una banca centrale nel mondo, che era la Banca d'Inghilterra. La Federal Reserve nasce a inizio del Novecento, dopo una grandissima crisi economica in cui le banche si sono rese conto che, minchia, quando ci sono le crisi, la gente porta via i depositi, che all'epoca però erano garantiti dall'oro, e se noi dobbiamo regolarci tra di noi, ma non abbiamo più l'oro, è un casino. Il governo disse, creiamo un istituto esterno che vi possa dare una mano, e crearono la Fed. E quindi è stata, come idea, una buona cosa, era per ovviare un problema. Se poi dopo si è passati a una deriva, ok, anche lì, è una scelta, cioè si passa a delle scelte, che per lo più però, delle quali siamo totalmente inconsapevoli, che ci vengono presentate in un certo modo, e delle quali soprattutto ignoriamo magari le conseguenze a livello banale, anche meccanico, no? Perché se sti titoli di Stato io ho un problema a venderli, devo aumentare i tassi di interesse. Con il sistema attuale però per un paese è una coltellata. Appunto. Oppure mi dicono, oh, tu metti nel 100, ma a fine anno questi qua devi ripagarli. Non ne puoi mettere qui di sti qui a fine anno, deve essere zero, perché poi devi farteli ridare in tasse. Più il tasso di interesse. Ma questa è una scelta. Dove sta scritto che debba essere così? Cosa vi dicono? No. Cazzo, tu hai ragione, sarebbe bello. Daniele, ti ho detto una gran cosa oggi. Sarebbe un mondo bellissimo, non si può. Perché il governo è come la famiglia, no? Non può emettere troppe riserve, perché le mette la banca centrale. La banca centrale è indipendente dal tesoro. È indipendente dal tesoro? Ora stiamo già sfociando nella lezione di domani. È indipendente dal tesoro, secondo voi? Noi abbiamo voluto... Se tu sei una mia creatura, io ti dico, ok, da oggi tu sei indipendente. Non potrei mai essere indipendente. Ti ho creato io, ti dico cosa devi fare, sei indipendente? No. Ma posso fare una domanda? Cioè, che poi è una domanda con all'interno anche la risposta. La Banca Centrale Europea, mm-hmm, da chi è formata? Come quote? Sì. Dalle banche centrali nazionali che a loro volta sono formate da bla bla bla. È quello, secondo me. Però c'è la prima riga del... Sì, è verissimo. È anche vero che statuto della Banca d'Italia, come delle di qualsiasi banca, la banca è un organo di diritto pubblico che risponde alle leggi dello Stato. Io infatti, lo faccio vedere oggi. L'ho tenuto per domani. Perché sta roba non la trovate nel libro, perché le ho scovate dopo, purtroppo l'avevo già scritto. Sono riuscito a trovare le leggi, le scansioni delle leggi che hanno istituito la Banca d'Italia. Guarda. E recita, no? Vedete, Gazzetta Ufficiale, cazzo c'era con Umberto I. Questa legge dice che la Banca d'Italia formata bla 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 bla, tra l'altro all'epoca c'era dentro anche il Banco di Napoli, no? All'inizio, ha la facoltà di emettere biglietti secondo la legge questa qua, no? Scusate, poi c'era l'altro, qui fanno lo statuto bla bla bla. Primo articolo 1. La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ed è l'unico istituto di emissione che emette biglietti nei limiti e nelle norme stabilite dalla legge. Ma la legge chi la fa? Governo? Dove le fanno le leggi? Il Parlamento. E perché il Parlamento è autorizzato a farle? È stato delegato dal popolo, quindi è l'organo che non si dice sovrano, no? Sì. Ok, quindi a chi risponde la Banca d'Italia? Al popolo.
E se non, ci, non risponde al popolo, il problema di chi è? È dei banchieri che ci vogliono fottere o è nostro? No, sì, principalmente no. Quindi anche lì non sta scritto nella pietra che la banca sia, debba essere giustamente facesse osservare tu. Molti dicono, no no, ma è così. No, aspetta un attimo. La banca, le banche centrali sono nate così. Anche oggi nello statuto c'è scritto organo di diritto pubblico, quindi risponde alle leggi del Parlamento. Qual è il problema? E torniamo all'ideologia. Il problema è che se tu sei convinto che sia così, pensi che sia giusto così. Quello che vi dicevo prima, il più grosso ostacolo alla scoperta dei continenti, cos'è stato? L'ignoranza? No. La presunzione di conoscere. Io penso che sia giusto così. Mi hanno detto che è così, boh, la prendo così. Ok. Tiene posto come dato di fatto. Bravo. Bravo, questo è il problema. Ora siamo un po' usciti, eravamo, dove eravamo finiti? Dei tassi di interesse? Stavamo parlando Ok. L'emissione di... Ok, esatto. Ho visto questo discorso del tasso di interesse. Abbiamo visto cosa succede se il tesoro spende, quindi quando tassa fa l'inverso. Leva, rum, no? Leva riserve anche dal sistema bancario. Facciamo l'esempio qua. Vediamo. Il tesoro, ho la mia banca centrale, la banca, no? Quando il tesoro tassa, vuol dire che dai vostri depositi, cittadino, paghi le tasse, il tuo deposito in banca meno 100, perché hai pagato le tasse, quindi nella tua banca... Il tuo deposito meno 100, le riserve più 100. No, meno 100. Ok. Qua cosa succede? Qua cosa succede? Le riserve della banca? Meno 100. Banca, riserve. Le riserve del tesoro? Più 100. Più 100, quindi si compensano. Ok. Più 100. Ok. Cosa è successo qua? Il cittadino si è impoverito. E lui? Cioè, è una cosa differente. Cioè, ha un numerino in più. Domanda. Sto numerino, lei se volesse, potrebbe aumentarlo? Sì. Se la banca centrale volesse aumentare sto numerino, potrebbe? Ah, aumentarlo? Sì. Come potrebbe fare? Tassare di più di quello che è. Oppure? Valutando la moneta. Cioè dando meno potere. No, stazione numero. Come potrebbe lei aumentare questo? Aumentando le riserve. Come? Con l'emissione. Con l'emissione di. Di? Nuova di comprando i BTC. Eccole qui. Bingo. In Italia, anni 70 e 80, parte dei titoli di Stato li comprava la banca centrale. C'è? E funzionano anche come acquirenti in ultima istanza, si vede. Esatto. E ora voi direte, minchia, l'MMT ce l'ha. Ha fatto sta gran scoperta. Io vi dirò. No. Pagina. Eccolo qui. Pagina mi pare 23. Spaventa che magari avete pure studiato. Non so se avete studiato. Un economista. Non lo trovo. Me vado a memoria, ora non riesco a trovare qua in mezzo. Dice. Se noi consolidiamo il bilancio tra tesoro e banca centrale, di fatto sto qui è un debito per lo Stato, no. Se ha venduto i titoli. Perché
Quando questi scalano, cosa potrebbe fare lui? Ne puoi mettere un altro. No, gli chiede riserve per pagare. E a chi le chiede? Diciamo se stesso, cioè la banca centrale. E quindi per farsene dare altri può fare? Prima altri TDS. L'Italia funziona esattamente in questo modo. Domanda: finché questo giochino qui viene fatto per mettiamo 1000, 10.000, 100.000, ma il tesoro non spende, succede qualcosa qui dentro? No. Quindi quando vi dicono se si emette moneta c'è l'inflazione, aspetta un attimo, posso emetterne quanta ne voglio, finché non viene spesa ha un effetto reale questa giochino qua? No. No. Sono solo dei tasti in computer. E qui mi porto a oggi. Questo è il bilancio della Banca Centrale Europea. Dal 2007 a settimana scorsa. Queste sono le passività, eh? Ok? Nel 2007 la Banca Centrale aveva più o meno 1000, questi sono miliardi, di passività. A fine 2012 quanti ne aveva? 3000. La Banca Centrale Europea ha espanso il suo bilancio per 2000 miliardi di euro in 5 anni. Adesso si è ristretto, ma sapete che Draghi ha detto che l'obiettivo è ritornare a questi 3000 qua. Domanda che avevo fatto all'inizio: dove li hanno presi sti soldi? A quell'inizio siete rimasti così che non mi sapevate rispondere. Dove li hanno presi? Creati. Hanno emessi da loro. Hanno emesso queste cose. Tra l'altro, badate anche le parole, no? La parola emettere cosa vuol dire letteralmente? Mettere in. No. Emettere. Tirare fuori da. Tirare fuori. Okay. Tirare? Mettere fuori. Mettere fuori. La parola immettere. Portare lì. Cosa vuol dire? Mettere dentro. Dentro. La banca centrale emette o immette? Emette. Il tesoro emette o immette? Emette. Le parole. Emettere e immettere. Quindi dicono, la banca centrale ha emesso questi, oddio c'è l'inflazione. È un assurdo. Dove? Perché questi soldi restano qui. Cioè non vanno a finire. Nella... Non c'è... Questa, guardate, la parte questa qua blu sono banconote in circolazione. Più o meno siamo lì. Ok, l'abbiamo visto prima la discussione delle banconote, come avviene. Cos'è la grossa fetta che è cambiata? Qua, questo verde, in qua ve l'ho lasciato in inglese perché è un esercizio utile, abituatevi se vi occuperete di queste cose a usare la lingua in cui vengono usate, perché molti termini non sono facilmente traducibili, quindi è anche un esercizio linguistico. Liabilities to Euro Area Credit Institution, cosa vuol dire? Sono le passività delle istituzioni finanziarie dell'eurosistema relative alle MPO, sono Monetary Policy Operations, le operazioni di politica monetaria denominate in euro. Questi sono prestiti che le banche hanno fatto, che la Banca Centrale Europea ha fatto alle altre banche per oltre 1000 miliardi. Sti soldi dove stanno? Sono stati immessi o sono stati emessi? Sono stati emessi. Bravissimo, perché vi faccio vedere questo. Quest'altro grafico è emblematico. E torniamo anche al nostro inizio. Vabbè, questa è questo è il bilancio poi, vedi? Ho messo attivi e passivi, vedete che sono identici. L'espansione viene sopra e viene sotto, perché... se queste ce le hanno le banche, qui guarda in verde cos'è il prestito alle istituzioni di credito. Quindi la Banca Centrale vanta un mutuo come una banca ce l'ha nei vostri confronti. Vedete che sono identiche, infatti, ho usato volutamente lo stesso colore su queste. Poi ci sono tante altre voci.
Guardate anche la Fed. Prima vi faccio vedere. Questa è la Fed, le passività. Riserve, conti di riserva delle banche. È successo qualcosa qua? Qui fallisce Lehman Brothers. Qui. È successo qualcosa in mezzo? Da lì in poi? Il bilancio della Fed ora è a 4.500 miliardi di dollari. 4.500 miliardi di dollari. Per ricostruire l'Aquila ce ne vogliono 4. E non si trovano. La BCE ha messi 1.000 e emessi, ma non li vuole immettere. Perché? Una scelta politica. Non ti prende di meno. A noi non dicono che è una scelta politica, perché altrimenti cosa succederebbe? Cambiamo politici. Che dite? A noi devono dire non si può. Non si può perché il denaro è una risorsa scarsa. Siamo come fa essere una risorsa scarsa se creata da... creata si può creare all'infinito. Ok, questo è curioso. Paradossalmente poi non si crea all'infinito, perché io non posso comprare un infinito numero di cose. Certo. Quindi ne posso creare tanto quanto basta per quello che voglio fare. Perché? Se io voglio più denaro per assumere altre persone nella mia azienda, ma non c'è nessuno da assumere, beh, io lo posso emettere quanto ne voglio, non viene nessuno, ok? Quindi, questa è una dimostrazione pratica, ed è curioso che ora vi vedo tutti, come dire, beh, è ovvio, però all'inizio non siamo partiti, la prima domanda che vi ho fatto era dove li hanno presi, e voi avete detto, non lo so. Come avete fatto voi oggi questo percorso? Che spero... mi auguro che vi sia stato utile per avere gli strumenti in più per valutare quello che sentirete domani sui telegiornali, vedrete sui giornali, ok? Che vi renderete conto stride tantissimo poi con che cosa? Con quello che tendenzialmente vi viene messo avanti agli occhi, nella maggior parte dei casi. Credo che grazie a questi strumenti ora voi abbiate una capacità maggiore di cogliere certi elementi e di imparare ad analizzarli. Ricordandomi sempre una roba, tornando alla frase di Hoffer che vi ho citato all'inizio, il mondo è in continuo cambiamento, perché? Perché le banche centrali stanno facendo oggi una cosa che non è mai stata fatta prima nella storia delle banche centrali. Quindi io vi sto raccontando un cambiamento che sta avvenendo oggi. Questo non è mai avvenuto prima. Questo... questo è il bilancio della Fed, gli attivi, le attività. Questa roba qui prima non esisteva. Vedete? Sto fettone qua. Prima del 2009 non c'era. E vale approssimativamente 1500 miliardi. Sapete cos'è? Quelli? Questi sono i derivati. Quelli sono i famosi mortgage-backed securities, i mutui subprime. La Federal Reserve dal 2009 sta dicendo alle banche: bene, avete delle grandi mele marce sui vostri bilanci, portatemele, io vi do delle mele nuove. Mi date le vostre mele marce e io vi do riserve per 1500 miliardi di dollari and counting, come dicono gli americani, e il conto sta andando avanti. Questa è la dimostrazione di quello che vi ho detto all'inizio. Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno mai osserva. È un'ovvietà, lo scrivono tutti i giorni sui giornali che le banche stanno facendo questo, che stanno emettendo denaro, e allo stesso tempo ci hanno convinto in una matrix riadattata ai tempi nostri. Avete visto il film Matrix? Tutti? A parte la signora. Adattata ai tempi nostri. È un'ipnosi collettiva. Ci stanno dicendo che la banca ne può emettere quanto ne vuole di riserve. Però non ci sono. E il tesoro potrebbe immetterle all'interno del sistema privato per far ripartire l'economia. Ma non si può fare. Lo fanno, ne emettono quante ne vogliono e ci dicono che non si può fare perché non ne possiamo emettere a sufficienza. Ah, sta partendo il laser.
Mi pare che non ce ne sia una sufficienza. Queen Blue, ad esempio, sapete cos'è questo? Sono titoli di Stato che le banche comprano dalle banche private. Dicono vendiceli, ti diamo riserve. Precedentemente acquistati dalle banche. Sì. Quindi tornando qui. Questo è quello che chiamano in gergo il famoso quantitative easing. Avete sentito, sentite, se ne parla. Espressione hanno inventato. Perché il mondo è continuo cambiamento? È un'espressione che prima non esisteva questa, è stata inventata da un giornalista del Financial Times, 2007-2008. E letteralmente vuol dire alleggerimento quantitativo, che apparentemente non è un cazzo. È sostanzialmente questo. Io sono la banca centrale e tu sei il sistema finanziario, banche, ok? Ti do riserve? Ok? Tu mi dai titoli di Stato, mutui, RMBS sarebbero Residential Mortgage-Backed Securities, ok? Trovate sempre sta sigletta qui, sono i mutui fondi subprime. Via questi che vengono qua. Sì, il riciclaggio. Ok? Questo è quantitative easing. Quantitative. Domanda. Cosa fanno questo? È uno scambio. Io ho un nipotino piccolo, glielo spiego così a lui. Così se ce l'avete volete divertirvi. Hai un giocattolo rotto? Vieni a me, mi dai quello rotto, te ne do uno nuovo. Il mio nipotino è arrivato, cazzo, con tutta con la pila. Zio, eccoli. Dico, sì, sì, aspetta, ora andiamo, perché io non ne posso emettere all'infinito di queste. Loro sì. Non è riciclaggio questo. Chiamatelo come volete, non lo so, io vi spiego come funziona. Questa, diciamo che da un punto di vista tecnico potrebbe essere considerata come una ripulitura del bilancio della banca centrale e del sistema finanziario. Ora, cosa impedisce che questa cosa possa essere fatta ad esempio con il tesoro, tecnicamente? Nulla. Niente. È solo una scelta. Non c'è niente che lo impedisca. Però c'è un altro aspetto. Mm-hmm. Che così praticamente tu stai creando il precedente e l'alibi per cui le organizzazioni finanziarie possono creare come mutui subprime eccetera eccetera, le possono ricreare di nuovo, perché tanto sanno che comunque c'è la banca centrale che mi viene a dire se sono prodotti negativi dammene a me, io ti do riserva. Esatto, questa è una mega. Perciò se oggi stiamo a 4.300 miliardi di dollari, tra 10 anni saremo a 25.000 miliardi di dollari di questo passo. E cosa cambierà? Questo può essere, questo non lo so. Esatto. Potrebbe essere è un incentivo pericoloso, direbbero gli appunto, ma solo per il mondo della finanza. Ma è un incentivo pericoloso perché il povero cittadino continuerà sempre peggio. A noi però cosa ci dicono? No, questo no. È normale. Minchia, aspettate, noi facciamo sta roba perché almeno le banche a voi no vi erogano il mutuo, sì. E l'economia riparte. Banalmente, tanto ci dobbiamo indebitare, no? L'abbiamo visto prima. Se vado in banca prendo un mutuo, è un debito. Mentre se spendessi direttamente, no? Il tesoro, per me non c'è nessun tipo di debito, cioè una liquidità in più a costo, per me privato a costo zero, perché non devo ripagarla, ce l'ho in più. Ma tanto abbiamo visto che la banca quando eroga il mutuo cosa fa? È una scrittura contabile, anche lei espande il bilancio, no? Quindi le servono le riserve alla banca per darti a te poi i soldi? No, e tra l'altro è anche un fatto che è smentito clamorosamente dai dati, nel senso che, ecco qua, e qui ho messo in rosso le riserve, il base money sarebbe riserve più circolante. Vi ricordate prima che abbiamo visto che poi il bilancio si è un po' ristretto alla BCE, infatti vedete che qui è risceso di nuovo, in verde il credito ai residenti dell'euro area,
era 100 nel 2008 e 100 oggi. Questo è luglio 2013. Non si è assolutamente mosso. Voi direte, beh sì, ora c'è... Vale anche... Questo sono gli Stati Uniti. Che è più alto, l'abbiamo visto prima, no? Qua proprio non si è arrestato. Continuato. Questo è il credito. Vi divertirete la prossima lezione, di sistema bancario con il vostro professore. Portategli questi qua, dite, prof, me li può spiegare? Questi sono Regno Unito. Addirittura sono diminuiti. Eppure guardate le riserve. Questo è il Giappone, addirittura partendo dal 1985, quando sono nato io. Praticamente il Giappone sono 30 anni che il credito è praticamente fermo e le riserve delle banche adesso sono a 500 partendo da 100 nel 90. Ok? Perché? Perché è banale una volta che avete capito il meccanismo di creazione e di emissione del mutuo. Se non, se, ovviamente capisco, beh, ce l'hai detta bene, ce l'hai rigirata bene. Ok, fammi vedere però se funziona così, no? E questo è un problema, secondo me, gigantesco delle teorie in generale, dei modelli economici. L'altro giorno leggevo un libro di prima media, spiegava come si costruiscono le carte geografiche. Come si fa una carta geografica? Sì, cioè la, disegnarla, per disegnarla. È una scala. Esatto, c'è una scala, poi? In base a quelle che poi sono le misurazioni. Quindi per farla vai fuori, vai a vedere, fai le misurazioni, no? E poi fai la carta, giusto? Quindi se tu dovessi fare un modello economico, ti metteresti lì a dire, allora secondo me va così perché ci sono le aspettative razionali, perché secondo me le persone agiscono con questo incentivo. Oh, fammi prima vedere come funziona il mondo fuori e poi faccio il mio modello economico. Cioè, voi cosa fareste tra le due? Vedi quello che succede nella realtà, esatto. E poi lo rapporti. A me sembrerebbe un metodo migliore per la comprensione, no? Invece no. Si disegna una mappa prima di andare a vedere il mondo come funziona là fuori. E poi quando il mondo non si conforma alla tua mappa, cosa ti dicono? Il mondo è sbagliato. E tutto quello che avevo visto oggi è esattamente questo. Nel momento in cui tu mi dici e costruisci il tuo modello dicendomi le banche prestano riserve, è coerente e quindi il professore ha ragione nel dirvi, o Draghi ha ragione nel dirvi, che se io creo tante riserve loro ve le presteranno a voi. Peccato che se tu parli con uno che... si occupa di questo, con tante altre università. Io ad esempio l'estate scorsa ho seguito un corso alla Columbia University e io dicevo, questo professore, per lui, queste robe qui che io vi ho detto erano delle banalità. Nel senso, diceva, ah sì, la banca espande il bilancio, è quello che vi insegnano gli SLM, sì, fa vabbè, lasciaglielo fare. Il problema è che questa è la nostra matrix, questo è il mondo che ci mettono davanti. Nell'ambito della caverna di Platone, vi ricordate cosa succede? Che Matrix è la trasposizione poi del mito della caverna di Platone, no? Una roba tipicamente americana. Prendono una conoscenza elevata e alta della cultura mediterranea, la declinano, no? All'interno del loro mondo e sono bravissimi a venderlo. Ecco, quella è la loro unica eccellenza. Perché poi le idee ne hanno onestamente poche, la maggior parte le prendono da noi, che però magari non siamo in grado di apprezzarle o di valorizzarle, ce le rivendono. E il mito della caverna e gli schiavi che sono tutti appesi in catene, no? Cosa hanno davanti? Hanno delle ombre proiettate che però per loro sono la loro realtà. E lì com'è che si libera lo schiavo dalle catene? Qual è lo strumento? La conoscenza. La conoscenza. E quindi io spero che oggi, poi vi lascio fare tutte le domande che volete, io vi abbia aiutato, non dico a spezzare le vostre catene, perché quelle non le magari non le spezzeremo mai, ma quantomeno abbiamo acquisito degli strumenti che ci hanno incamminato su questa strada.
E credo, tornando anche alla frase che dicevo all'inizio, una roba in cui io credo tantissimo, il fatto di non smettere mai di imparare, coloro che non smetteranno mai di imparare editeranno la terra, che cosa vuol dire? Che il vero potere non sta, ok, nelle persone che governano oggi il mondo, sta in quelle che oggi sono sui banchi di scuola e devono imparare, devono sporcarsi le mani come degli apprendisti per ereditare domani la terra. E quindi io credo che questo sia il miglior strumento possibile che noi possiamo avere oggi, semplicemente perché il mondo di oggi come funziona? Funziona con un carburante che alimenta tutto quanto il motore. Questo carburante è il denaro, questo carburante è l'economia. E quindi io credo che sia necessario per noi imparare come funziona questo strumento per usarlo nel modo in cui noi vorremmo usarlo. Quindi per oggi vi lascio così, vi ho dato tantissime cose e sono sicuro che in gran parte magari vi saranno anche un po' nebulose adesso. Sicuramente abbiamo fatto una giornata molto intensa, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua, per me è stata altamente stimolante e quindi veramente con voi sono stato felicissimo di essere qua tra studenti, perché è la prima volta che faccio un evento del genere, anche non studenti. Quindi ci vediamo domani. Ovviamente se volete spendere anche del tempo per approfondire queste cose e anche per dare una mano ovviamente ai ragazzi dell'associazione che mi hanno portato qui oggi per fare la lezione con voi e che hanno organizzato tutto questo ciclo, là ci sono i libri se vi interessano, quindi se volete, o se volete iscrivervi addirittura all'associazione, quindi avete la possibilità di fare un percorso che è lo stesso che ho fatto io. Mi ricordo che sono sempre stata una persona abbastanza scettica, no? Anche per lavorare in gruppo. E l'aspetto che più mi è piaciuto di entrare in associazione è che ho riscoperto veramente uno spirito civico e del lavorare per gli altri, per creare un cambiamento, che è stato sorprendente per me, che mi ha fatto mantenere quelle che erano le mie più peculiarità e che mi ha però arricchito, grazie a tantissime altre persone, la possibilità di incontrare questi professori, la possibilità di formarmi, di arricchirmi. E come vi dicevo, una volta arricchito puoi fare due cose, tenere tutto per te o portarlo agli altri. Quindi so che oggi viviamo in un periodo buio, estremamente buio, e spero tanto oggi di aver acceso una luce per voi, una piccola luce, perché sono convinto che tante luci messe insieme, ognuno di noi può essere una luce, possano aiutarci a illuminare il nostro futuro. Quindi vi ringrazio per questo. Adesso chiudiamo un po' in risata, dai, vi faccio vedere questa vignetta che è stupenda. Là abbiamo Draghi e poi c'è il banchiere centrale del Giappone. E qua siamo noi adesso. Se avete domande io resto qui quanto volete. Ora se volete rifarvi una pausa, io più che volentieri, non ho problemi.